stato fatto niente. Allora logicamente il sindaco cerca di appigliarsi sugli specchi, quindi con tutti i mezzi, ma in realtà dice solo e solo bagianate. Noi la cosa... Allora io la cosa che mi sento di prendere un impegno qui stasera a nome del nostro capolista, ma soprattutto anche mio, è quella là, prima di tutto di estendere, perché molte persone adesso che ho, cioè poiché io vivo sul territorio e quindi tutti i giorni sto presso di voi, penso ci incontriamo, non dico tutti i giorni ma quasi, quindi il problema grosso, noi abbiamo fatto in questa zona, voi sapete bene, la fognatura, dove è stata fatta sia in, sempre con l'amministrazione di Cervo e Viscusi, è stata fatta quindi la fognatura sia in via Fossi che in via Torre, quindi siamo arrivati quasi a Sant'Agata da quella parte e quasi nel comune di Frassa da quest'altra. Logicamente sono rimaste, l'arteria è rimasta, questa è diciamo l'arteria principale, poi ci sono quelle là che vengono diciamo le diramazioni, quindi noi l'impegno che prendiamo è che queste diramazioni logicamente vedremo di farle in breve tempo, e poiché abbiamo, come dicevo pure l'altra sera, ci sono delle risorse disponibili, quindi sicuramente ci impegneremo per risolvere questo problema. Un'altra cosa che mi preme è quella là dei marciapiedi. Noi, cari amici, anche 5 anni fa io ho preso un impegno con voi, purtroppo l'impegno non l'ho potuto mantenere perché io al comune non sono salito, quindi stavo in minoranza in questi 5 anni, però ho visto che il sindaco aveva promesso la stessa cosa mia, ma in realtà non è stata fatta, che sarebbero i marciapiedi in via Fossi e questa davanti qua San Nicola, e logicamente infossare, quindi fare una fognatura ma molto profonde, perché qua abbiamo un grosso problema, un dilemma di queste famiglie, che come anche pure la chiesa, che qui l'acqua sta nei sottoscali, sta nelle cantine, sta nel, e quindi a quel punto là bisogna risolvere, ma è una cosa che andava risolta ma già da tempo, quindi in questi 10 anni non è stato risolto. Poiché io 5 anni fa avevo preso questo impegno, riprendo di nuovo questo impegno, sperando che le cose vanno diversamente da 5 anni fa e così possiamo risolvere questo problema. La stessa cosa per quanto riguarda l'acqua, noi abbiamo qua, il sindaco diceva che aveva risolto qua egregiamente l'acqua, però mi dicevano che qua l'acqua esce di colore nero, marrone, non si capisce di che colore è, e quindi le persone anche per cucinare, se non quasi pure per lavarsi, hanno bisogno, devono comprare l'acqua, quindi è un'acqua che noi è come se non abbiamo l'acquedotto, quindi è la stessa cosa, l'abbiamo e come non l'abbiamo. Un'altra cosa importante è la viabilità, noi abbiamo una viabilità a Cerze Maiorana, quindi una zona qua vicina che io frequento moltissimo, e là abbiamo oltre alla viabilità che si è rotta tutta, in quanto noi prendiamo, quella strada prende tutta l'acqua che viene dal comune di Melizzano, quindi dall'intersezione tra la strada che fa Frasso d'Ugenta fino ad arrivare quindi a tutta la strada Cerzo Maiorano, quindi che l'allaga tutto, e per andare nelle abitazioni, mi è capitato di andare nell'abitazione di un caro amico di quella zona e non sapevo come scendere dalla macchina, quindi con 4 gocce d'acqua, quindi figuratevi un poco quanto piove, là è un casino, quindi bisogna risolvere anche quest'altra cosa. Per quanto riguarda poi, come diceva anche Clemente prima di me che mi ha preceduto, una cosa importante per far rimanere questa scuola, per dare una mano alle famiglie, alle insegnanti, alla parrocchia, tutto il complesso, perché qui è una bella cittadina, quindi diciamo una contrada che non va assolutamente abbandonata. Quindi dobbiamo mettere sicuramente un pulmino, quindi che prende come noi l'abbiamo sempre fatto, cioè qua mi potete testimoniare che quando siamo stati noi il pulmino quindi era presente, quindi prendeva tutti, raccoglieva i bambini di questa zona e li portava qui presso la scuola elementare e materna di San Nicola. Quindi noi prendiamo questi impegni qua con voi stasera, però cari amici voi sapete che noi siamo in democrazia contano i numeri, quindi se i numeri ci sanno, ci saranno, noi saremo sicuramente con voi. Vi ringrazio e buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, mi scuso per la mia voce che non, purtroppo non siamo nella migliore fase e quindi io consentitemi di... riesco a staccare questo microfono? Un attimo solo che lo stacchiamo. Pronto? Allora, buonasera, buonasera a tutti, la mia voce è quella che è, mi perdonerete. Io sono particolarmente contento questa sera di stare qui a San Nicola, di stare qui incontrata Tore, di stare qui incontrata Fossi, di stare qui insomma in questa zona dove ho avuto la soddisfazione, il piacere di incontrare molti consensi nella mia vita amministrativa locale, dove la gente si è sempre riconosciuta fortemente nell'azione amministrativa messa in campo dal sottoscritto e da chi in quel momento mi accompagnava nell'avventura amministrativa. Ieri sera ho detto che mi avrebbe fatto piacere questa sera citare qui in questa zona due miei compagni di avventura dell'epoca che si sono fortemente battuti per questa zona, che si sono fortemente impegnati per questa zona insieme a me. Quasi tutte le settimane per gli 8 anni abbiamo fatto il punto della situazione per San Nicola, per le Tore, per via Fossi e per le altre strade e contrade della zona. Bene, mi riferisco al signor Iannotti e al signor Di Caprio Filippo, Francesco Iannotti e Di Caprio Filippo, ai quali vorrei anche tributare un grosso applauso, perché insieme a me e insieme a tutta l'amministrazione abbiamo fatto cose non di poco conto. E in quella circostanza, in quel modo anche di concepire l'amministrazione comunale in favore di queste comunità, di questa comunità, di questa zona, abbiamo realizzato delle cose. Abbiamo realizzato delle cose, ve le elenco solo velocemente, giusto perché insomma non si dimentichi quello che abbiamo fatto, gli sforzi che abbiamo compiuto e soprattutto gli sforzi che abbiamo compiuto per rendere questa comunità al passo dei tempi, per rendere questa parte della comunità di Tugenta uguale all'altra parte di Tugenta. Bene, noi in quell'epoca, negli anni 90, abbiamo innanzitutto sistemato tutte le strade interne di Contrada Tore, abbiamo fatto alcuni interventi mirati che ancora oggi, grazie a quegli interventi, si può transitare e si può stare tranquilli. Abbiamo realizzato, pagato un esproprio salatissimo alla Curia, che è quello del campo sportivo. Quel campo sportivo negli anni 90 non ancora apparteneva il suolo al comune di Tugenta. Abbiamo dovuto pagare quell'esproprio, l'abbiamo pagata perché c'era una sentenza del giudice e l'abbiamo pagata senza indebitare di un centesimo le casse comunali, perché anche in quella circostanza siamo stati capaci di individuare risorse oltre le casse comunali e precisamente abbiamo individuato quelle risorse sempre con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa è la realtà delle cose. Dopodiché ci siamo impegnati per le luci, abbiamo fatto il prolungamento della pubblica illuminazione, abbiamo fatto, perché avevamo assunto qui impegno concreto con questa parte della nostra comunità, abbiamo realizzato un'opera pubblica importantissima e molto attesa. Abbiamo realizzato il primo tratto di rete fognaria in via San Nicola, in via Fossi, in via Toro. Dopodiché bisognava solo procedere ad estendere questa rete nelle varie altre strade che compongono questa parte della nostra comunità. Ebbene, non si è fatto più niente, tutto è rimasto abbandonato a se stesso. Dopodiché abbiamo anche immaginato che qui ci dovesse essere un po' di luce anche nelle contrade e abbiamo installato i fotovoltaici. Sono gli unici punti luce ancora
esistenti in questa zona, manutenuti male, perché mi dicono gli abitanti della zona, questa manutenzione avviene ad anni alterni e quando è possibile restano definitivamente al spenti, e quindi queste sono le uniche cose che sono state realizzate qui in questa zona. Ma non è questo, non è solo questo quello che si è fatto per San Nicola e per la Contradatore. Per San Nicola, per Contradatore, per Fossi abbiamo anche insistito molto sul recupero.